Benvenuti ragazzi, rieccoci qua. Genoa-Torino, una partita che dopo il pareggio del derby, Genoa che sta giocando molto bene, bisogna stare molto attenti e si parte subito, andiamo. È in registrazione il derby, mi scuso per le altre partite ma non mi ha fatto i download, mi dava molti problemi, si bloccava tutte le volte e alla fine ho dovuto eliminarli. Perché c'erano due partite alla volta e molto probabilmente, ripeto, sono troppo pesanti. E niente, io vi ho fatto vedere la Salve amici, classifica, alla carissimo, fine è saluto a quella che tutti parla. voi. E Vi siamo qui a invito a Luigi prendere asse Ferraris, Genoa sinistro, Torino, quanto in mai partita che illuminato, cielo sereno e terzo stasera. mandiamo subito Nemmeno avanti. l'ombra di una nuvola. E si Condizioni parte. perfette Genoa, per una bella partita di derby Bortolazzi, sia tra amici che a Ferroni, questi livelli professionali. Lancio Sì, per i Iorio. giocatori insieme ai tifosi Iorio, vorranno vedere le attenzione, insegne volare avanza, alte Iorio. verso il firmamento. Chiuso, Questa molto squadra bene, che ma poi sa sbagliamo vincere qui e Gargo, accompagna un pasticcio, allenatore meno male che abbiamo verso il recuperato, gioco Annoni, la vittoria. palla a Sordo che rientra, Che assente nel storia. derby, Pochi impianti al mondo possono lancio in raccontare storie più avanti, illustri. ancora Paolo Poggi, Poggi, fa Vengono andare dalla serie B con Vincenzino un Scifo, impegno di Scifo, livello da cui sono usciti un po' ridimensionati. tocca in In verticale questo per periodo siamo Poggi, abituati poi la a difesa del vedere Genoa, recupera Sordo. prestazioni sin troppo brillanti. Oggi Genoa non schierato ha nel un Genoa, elenco Van così Schip, evidente, neanche olandese qualche di grandi giocatore troppo prospettive pericoloso. all'epoca. Non Sordo, possono essere contenti Annoni di quanto sta avanza, succedendo, ma non devono cercare tocca scuse. ancora vicino a Da un livello del Sordo, genere si può uscire su di solo lui Padovano abbattendo in anche il fase difensiva, rendimento e allarga affrontando ancora, le partite con le Fortunato, motivazioni giuste. bravissimo, aspettare Sergio che si Padova ha già dato il via alle infila, danze. mette il cross e Questa Panucci due squadre si mette in incontrano per la fallo seconda laterale. volta quest'anno. Rimessa laterale per il Toro, Sergio, Vincenzino Scifo, bravissimo, tocca qui per Fortunato, direzione di Sordo, Genoa tutto chiuso nella sua area di rigore, pallone ad Annoni, Tarzan Annoni, Ora il mette in rilancio mezzo un di bel pallone Tarzan. per Poggi, esce Qualcuno si sente Spagnuolo ferire e e l'azione blocca. proseguirà. Genoa che è cambiato molto in questo ritorno, Van Schip, il lancio è per lui, Gargo che rientra anche lui, ogni tanto poi Palla De Licca riesce incrociata, molto ottimo il bene, suo tocca in senso della direzione di posizione. Fusi che rientra dopo la squalifica, palla a Fortunato in direzione ancora di Genoa Scifo, ha avanza prevalso Scifo, l'ultima volta che queste due sbaglia squadre si sono l'appoggio incontrate. I per tifosi oggi si Bobovieri, aspettano un'altra vittoria. Panucci, onorati, mamma mia chi c'è qua, onorati, Una Madonna, lunga opportunità. Padovano, Padovano avanza, bravo nel dribbling, ancora ora Gargo va su di lui, tocca Cerca l'indietro il per passaggio Donati, ancora profondo. Padovano, Scatta verso Sergio che Padovano. chiude alla grande, bravissimo, Fortunato, Toro che mi sembra più incisivo che il derby, però derby è stato bello, spero che l'abbiate visto perché è stato un gran derby, pieno di occasioni da gol, ancora Scifo. Tocca in direzione di Fortunato, rifà andare verso Scifo, attenzione che se parte, pallone a Vediamo la ripresa. Bobovieri, tiro di Piani! Bobo, centrale, Complimenti a lui, Spagnuolo, non blocca, rinvia verso Bortolazzi, su di lui Fusi, lo anticipa molto bene, poi ancora Genoa, onorati, Genoa ha la migliore lancio difesa del per campionato in Iorio, questa De stagione. Licarri, bravissimo, Ha palla a portato Fusi, sfortuna, ma la si fa difesa è riuscita superare, comunque a Bortolazzi, rialzarsi. onorati, Genoa che manovra molto bene, attenzione al grifone, dall'altra parte per Bortolazzi, centrale ancora per Iorio, anticipato il momento del tiro, Poggi, duetta qui con Bortolazzi, la meglio genoano, onorati, e qui c'è un fallo Scorre, per il Genoa, scansiona Padovano, sfondamento, attenzione che ha vince battuto subito Bortolazzi. Padovano, all'indietro per onorati, macina gioco il Genoa, alla Vince grande, stupendo. ancora onorati. Era forte, onorati, eh. Ancora, guardate che roba, non si Si riesce a fa largo togliergli il con grande pallone. Allora determinazione. Gargo Si libera la si butta grande. in scivolata Ci mette e in fisico, poi riconquista bravissimo il pallone. Sergio, riconquista la palla. Pallone Intervento difensivo molto a tempestivo e Paolo per Poggi che un'azione avanza, fortunata ha cambia spazio, l'indirizzo. attenzione a Paulino. E il Genoa chiude molto bene, poi ancora Scifo, gran ritmo in questa partita. Annoni tocca in direzione di Bobovieri, fa partire il tiro, ribattuto dall'altra parte Branco. Tocca per Iorio, avanza l'ex Granata, anni 80, giocò nel Toro anche lui. Iorio, La gioca in profondità. pallone a Padovano, ex Juve anche lui. E poi c'è il Fallo fallo di Gargo in in uscita. fondo di Andiamo Lunga. pure avanti. Branco, attenzione che questo aveva un piede su punizione, per, guardate che rincorsa, stile suo. Branco batte però corta per Iorio. Cerca lo spazio per girarsi, decide poi per Onorati che viene stavolta disturbato da Fortunato.
Ancora duettano, ma ancora lui ha la meglio. Una furia, Onorati, una furia. Sordo. E poi Fortunato decide di atterrarlo. E sicuramente scatterà il cartellino giallo che noi non vogliamo vedere, tanto te lo mette. È inutile star lì a guardare sti replay che non si possono togliere, purtroppo. Non si possono togliere, invece da PC sì. Branco, calcio di punizione, Marco Gianni, che parata. Annoni va a recuperare la palla, tocca in direzione di Sordo, manda in avanti ancora Paolo Poggi, tocca ancora in direzione di Sordo che avanza. Sordo, bella palla per Bobo, se la porta avanti, tiro di Bobo e la parata ancora. Mamma mia, Spagnolo, cosa ha tolto sul palo. Risposta alla punizione di Branco con un gran tiro di Bobo Vieri. Vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Mette in mezzo Fortunato per Sordo anticipato. Fortunato va a raccogliere il pallone in uscita dall'area del Genoa, la mette giù, controlla la situazione, tocca in direzione di Vincenzino Scifo, si gira, attenzione Vincenzino, non ha spazio, tocca in direzione di Sergio. Sergio cerca di andare al cross, marcato molto bene da Panucci, pallone verso Fortunato, Fortunato non ha spazio, se l'allunga leggermente, Vincenzino Scifo, tiro, ribattuta, ancora Toro, Fusi, Sordo, grande partita del Toro oggi, eh. E fa andare ancora Sordo, tiro, e l'esterno della rete, mamma mia che azione, Madonna, che campionato ragazzi, bellissimo, bellissimo. Riparte il Genoa, 36esimo, 0-0 a Luigi Ferraris. Delicarri, grandissimo, sovrasta, poi ancora il Toro che recupera e ancora il Genoa con Van Schip. Attenzione a Padovano che riparte, tocca per Iorio e Delicarri capisce, non dà profondità a Van Schip, in mezzo c'è Gargo, attenzione al Genoa e Sergio, usciamo alla grande e ci riproponiamo. Fusi, Fortunato, avanza, prova il lancio disturbato ma raccoglie Poggi sulla ribattuta, pallone ancora Sordo che ha un buon piede da lontano, manda in porta Vieri, tocca per Vincenzino Scifo, è ribattuta al momento del passaggio, va a recuperare Iorio. Gran partita Genoa Torino, pallone a Padovano, attenzione che c'è spazio, Fortunato in ritardo, prova a chiuderlo, non riesce. E poi il grande Luca Fusi gli toglie la palla, si riavvanza Fusi, Fusi si propone in avanti, ancora Luca Fusi, c'è spazio, attenzione che lui aveva anche un buon piede, prova il tiro Fusi, alto, la tocca troppo sotto e la palla si alza. Spagnolo verso ancora il solito Iorio, su di lui Delicarri che ha annullato tanti attaccanti in questo campionato, è stato veramente eccellente, solo un'autorete ai suoi danni che alla fine ci può stare, ma è già superata. Van Schip, attenzione ancora Iorio, Genoa veloce ma Fusi che sta facendo un gran lavoro in mediana, attenzione, chiudiamo, chiudiamo, Padovano, ritardo Delicarri e Gargo a chiudere, mamma mia che parata Marcheggiano, mamma mia. Portieri protagonisti, molto bella questa partita, 46esimo, si va verso la chiusura del primo tempo, attenzione a Bortolazzi, tocca per Branco che aveva un buon cross, attenzione Branco ancora, insiste, Padovano, mamma mia ragazzi, e poi Edoardo, c'è Edoardo in porta, non c'è Marcheggiani, scusatemi, andiamo a vedere se c'è da fare qualche cambio, andiamo. Direi di no, Fortunato ammonito, si riparte, Bobo Vieri, Delicarri, Annoni, Tarzan Annoni che ora prova a proporsi, era un po' il suo stile di proporsi così, ancora Annoni, bravo verso Sordo, tocca in direzione di Poggi, allargato a sinistra, palla in mezzo d'effetto, sbagliata, Collovati, Onorati e poi Van Schip. Attenzione qui a Iorio, manovra bene il Genoa, attenzione, Padovano, Padovano, e Gargo lo chiude, molto bene stavolta, Sordo, palla, ancora, Poggi, poi Scifo, velocissime le azioni, ancora Bobo Vieri, Bobo Vieri avanza, sulla sua strada trova Fortunato, Fortunato, ancora Bobo Vieri, tocca in direzione di Poggi, chiude tutto con Lovati, Panucci, lancio in avanti ancora per Iorio ma Delicarri c'è e tocca, mette giù Annoni,
sordo, vai Vincenzo, Gianluca, vai Gianluca, pallone qui, ancora appoggi, poi scifo, scifo, prova il tiro, mamma mia, che legnata, e palla di poco fuori. Spagnolo, Panucci per Iorio, bravissimo nella sponda, Gargodor me lo sta a guardare e meno male, ai 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 ai, qui un calcio di punizione, lo voglio rivedere, lo voglio rivedere, vediamo, sì, è fallo, cazzo Sergio, non farle ste cagate lì, attenzione a un certo Branco, attenzione. Parte Branco, tiro, barriera, meno male. Ancora Branco. E poi scifo che allontana. Collovati va a raccogliere. Siamo troppo chiusi indietro. Bisogna salire un pochino. Ancora Genoa, van ship, la mette in mezzo a Noni. E poi Gargo. Bravissimo, bella palla a liberare per Fortunato. Ora avanziamo. Luca Fusi. Tocca al Toro dare la sua risposta in questa azione del Genoa. Pallone a Bobovieri, ancora Vincenzino Scifo. È anticipato. Bravissimo il centrale del Genoa qui. Branco, grande partita la sua, era forte Branco. Palla verso Van Schip, attenzione. Lo chiude alla grande sordo e fa ripartire il Toro. Ancora Poggi, decide per Vincenzino. L'allunga ancora Poggi, poi ancora Vincenzino in ritardo, bisogna ricostruire, poi viene anticipato ancora Scifo che lotta come un leone, poi sbaglia, attenzione, Iorio, riparte il Genoa, bravissimo Iorio, disorienta Sordo, attenzione alla palla qui per Padovano, esce, bravissimo Edoardo, ritmi frenetici, Sergio, Daniele Fortunato, palla per Fusi che avanza, ancora Scifo, Scifo, pallone a Fusi, poi Poggi anticipato da Collovati, Iorio, mamma mia, attenzione al Genoa che è informissima, Fusi ancora, si gira bene, gliela toglie e c'è Bobovieri, lunga caricola, tocca l'indietro, lancia in avanti, c'è Sordo, ma che campionato ha giocato Sordo, mamma mia, Delicarri, Fusi, dall'altra parte, intelligente per Fortunato, gli fa spazio ancora, tiro di Fortunato, mamma mia, fuori di un pelo di nuovo, mamma mia, niente da fare, e arrivano i cambi, Padovano ed entra Scuravi, Padovano stanco, non ne aveva più, ha fatto una gran partita, attenzione a Scuravi, attenzione a Scuravi, non facciamolo tirare, esce la grande Annoni e manda ancora avanti Fortunato, cede ancora per Vieri, Bobovieri manda nello spazio Poggi, ma gliela dà molto male, recupera il Genoa, Bortolazzi, attenzione a Scuravi, grande Gargo, e qui dice che è fallo, io lo voglio rivedere veloce, vediamo, ma direi anche no perché ha coperto la palla, questo non è assolutamente fallo, attenzione ancora Branco, esce Van Schip, entra Dobrovolski, attenzione a Branco, tiro di Branco deviata dalla barriera, calcio d'angolo, mamma mia, calcio d'angolo per il Genoa, attenzione, la bandierina mette in mezzo, esce Edoardo e blocca, bravissimo, bravissimo. Facciamo salire un po' la squadra e proviamo a costruire un'azione di nuovo. Fusi, Annoni, 1-2 con Sordo, aspetta l'ingresso di Annoni in fascia, ecco che gli viene data la palla. Tarzan, discesa di Tarzan, è buona la posizione di Paolo Poggi, anticipato. E qui ragazzi andiamo a fare un cambio. Direi che Poggi non ne ha più, mettiamo una torre che è Silenzi, togliamo Fortunato e proponiamo Della Morte, togliamo anche Sergio che non ce la fa più e ci mettiamo Mussi. Tre cambi nel Toro,
calcio d'angolo. Della Morte prova l'angolo e vediamo se troverà Andrea Silenzi. Batte il calcio d'angolo. La palla invece su Bobo Vieri, che entra in aria e segna. E andiamo Bobo. E andiamo Bobo, esplode il settore ospiti. Cilaica Bomber, motorizzato Mercedes. E andiamo Cilaica Bomber. Donne e calcio. Ed è andiamo, andiamo. Mamma mia che gol, grande calcio d'angolo di Della Morte. Genoa che inaspettatamente a 12-13 minuti dalla fine subisce il gol. Panucci, lancio in avanti. Teniamo ragazzi, questa è una vittoria importante a 6 giornate dalla fine. Mamma mia. Pallone. No, 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 Dobrovski. E c'è il pareggio di gol. Errore. Errore, errore, errore. Dobrovski. Che errore, guardate. È salito troppo in fretta. Sordo, si è fermato. Qui Edoardo non può nulla. Pareggio 1-1. Al gol di Bobo Vieri risponde Dobrovski. Scifo. Pallone della Morte. Fischi di paura dalla curva nord. Sbaglia tutto qui Della Morte. Santo di Dio. Dobrovski. Indietro. Ancora Genoa che manovra. Silenzi cerca di chiudere ma non ce la fa. Dobrovski ancora che avanza. Tocca in direzione di Branco. Spostato a sinistra. Ancora Gargo. E poi Fusi riesce a tenerla in mano a noi. Ancora Scifo. Avanza Vincenzino. Bravissimo ancora da questa parte. Poi va Sordo. Mette in mezzo la palla. Mamma mia. Ne esce libero il Genoa. Dobrovski. Attenzione. Pareggio che se vince il Milan non ci serve assolutamente a nulla. Perché allungherebbe ancora di 2 punti. E la vedrei veramente ormai chiuso il campionato secondo me. Annoni, pallone, tocca in direzione ancora, manda subito Bobo Vieri, grande anticipo di Collovati, mamma mia. Ancora Toro, grande Gargo, poi ancora qui, si manovra bene Scifo, tiro di Scifo, ma che parata di Spagnolo, ma che tiro Vincenzino. Esce Branco, entra Andrea Fortunato, e anche lui come grande Diego, come Signorini, come Astori e tanti altri giocatori. Se è lui, se non ricordo male, ci ha lasciato troppo presto. Pallone ancora qui, Bobo, prova il tiro e ancora Spagnolo gli dice di no. Mamma mia, che portiere, che portiere, porca vacca. Qui andiamo subito a far battere a Scifo, assolutamente. Facciamo il treno, apriamo più che possiamo e andiamo a batterlo. Scifo, arriva Bobo Vieri che ha già segnato, colpo di testa, alto, alto. Grande Bobo, gran campionato il suo. Nulla da dire. Si riparte, ormai partita che va verso la chiusura. Mancano 2 minuti alla fine di questa bellissima partita. Pareggio direi tutto sommato abbastanza giusto. Il Genoa, attenzione qui che recuperiamo la palla, poi ci facciamo di nuovo anticipare. Attenzione a Iorio, tocca l'indietro. Riparte il Toro, c'è ancora qualcosina da giocare per le sostituzioni. Andiamo Vincenzino. Tocca, ancora. Silenzi il tiro, e c'è il gol. Cazzo che gol. Mamma mia che gol. Il nostro ago nel pagliaio. E andiamo Andrea Silenzi, che tiro. Eh sì, che proiettile davvero ragazzi. Ma che ti ho detto, ma va fuori. Ma che palla qui Scifo. Silenzi a rientrare, destro, sinistro, sinistro. E forse segniamo il gol che ci dà ancora speranza per il campionato. Mamma mia. E finisce così. Fischi, fischi ingiusti, perché Genoa la sua partita l'ha fatta. Mamma mia ragazzi. Il finale in cui è successo di tutto e sono stati proprio gli ultimi minuti a determinare la vittoria. Andiamo a vedere gli altri risultati velocemente.
Genoa e Torino 1-2, Juventus che cade in casa con la Lazio 1-0, Milan che vince a Bergamo 2-0, Cagliari-Brescia 1-1, Roma-Foggia 0-2, mamma mia, Napoli-Sampdoria 0-2, Parma-Fiorentina 2-0, Ancona-Pescara 3-1, e vedrei, io ve l'avevo detto che l'Ancona si salvava, Inter-Udinese 1-0. A 6 giornate dalla fine, questa è la classifica, mamma mia. Direi un pelino tagliate fuori ormai Lazio e Cagliari, ancora in corsa dall'Inter al Milan per il titolo. Roma 39, ormai vabbè, Juve 38, 37, Ancona che direi che con questa vittoria non è salvo, però fa un gran passo in avanti, rischia molto il Napoli, attenzione, e Foggia che ormai direi che è retrocesso in Serie B, perché insomma con 18 punti da prendere, il Napoli ne ha già 30, quindi, e direi anche l'Atalanta, direi che sono due squadre che andranno in Serie B. Bene ragazzi, è tutto per adesso, ci rivedremo alla prossima partita che andiamo ad analizzare la giornata. Siamo alla 29esima, mancheranno 6 partite, un bel Milan-Juventus, Torino-Parma, insomma, derby Brescia-Atalanta, Sampdoria-Roma, belle partite, Sampdoria-Roma, Atalanta-Brescia-Atalanta, Milan-Juve, anche un pochettino Torino-Parma. Bene ragazzi, è tutto, grazie e arrivederci.